Bellezza nasce dall'idea di fondere i classici servizi estetici con l'Hair Stylist, un team specializzato al servizio delle donne per la cura del loro corpo e dei loro capelli. Nell'Elisir di Bellezza troverai servizi di epilazione, pedicure, massaggi, manicure, ricostruzioni unghie, extension e laminazione ciglia, ma anche la cura dei tuoi capelli con tagli e piega di tendenza, colorazioni moda, balayage, chatouche, acconciature e trattamenti cute di bellezza. Vieni a trovarci nel nostro salone, lì troverai l'Elisir della tua bellezza. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Da Synergy Cittanova continua la rottamazione sulle stufe a pellet Nordica, Ravelli, Linea U2, CS Thermos, Dalzotto. Scontiamo il tuo usato fino al 65%, pagamento fino a 48 mesi anche senza busta paga. Servizio, consegna e installazione a domicilio. Synergy Cittanova, vicino alla villa comunale. But I'm not that old, young, but I'm not that... Dal cuore della Calabria greca, dalla terra del bergamotto, nasce un amaro che ti sorprenderà. Cacciuto. Il bergamotto, l'alloro, la liquirizia, il finocchietto selvatico. Antiche essenze, dai sapori e dalle proprietà uniche, che affondano le radici in una terra dalle tradizioni e dalla storia millenaria. Amaro Cacciuto. Bevilo freddo e scopri tutta l'anima del sud. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Nuovo punto vendita del caseificio Ilma. Da noi è tutto rinnovato. Ampia vetrina, ampia scelta, ampio parcheggio. Decisamente tutto nuovo e tutto ampio. L'unica cosa rimasta uguale è la qualità, perché era già ineguagliabile. Caseificio Ilma. Nuovo punto vendita, Contrada Canne, vicino alla rotonda a Caulonia Marina. Caseificio Ilma. Qualità ineguagliabile. Buona mattinata cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento in diretta con la rassegna stampa. Andiamo a dare uno sguardo alla nostra edicola digitale, ma anche naturalmente
a vedere il nostro sito internet come titola, partiamo subito da telemia.it. Coronavirus in Calabria, salgono i contagi, altri 23 rispetto a ieri, un decesso a Reggio. E poi i casi di Covid a Locri, tutti asintomatici, ma il virus sta circolando. E poi tutti i dettagli su chi sono i soggetti, diciamo, che funzioni svolgono più che altro, perché i nomi ovviamente non li diamo, all'interno, diciamo, della società. Quindi il rischio è anche quello di contagiarsi, perché dobbiamo mettere in evidenza un aspetto, che quando si tratta di asintomatici naturalmente il nemico sta in agguato. Migranti, ieri un nuovo sbarco nel Catanzarese, arrivati in 50, il quarto degli ultimi 5 giorni lungo la costa ionica calabrese. Poi andiamo ancora in home, i 5 Stelle tuonano contro Santelli, fa le ordinanze contro i contagi e poi la prima a non rispettarle, si riferisce al ballo della Santelli per festeggiare la Succuro, nuovo sindaco del paese Silano. E poi Locri, Giovanni Calabrese su Facebook, attendiamo preoccupati le verifiche sui cittadini risultati positivi al Covid, rispettiamo le regole senza farci prendere dal panico, e questo l'appello del sindaco. Salvini a Taurianova ieri pomeriggio, grazie a Minicucci, a Reggio ha lottato come un leone, qui Roy Biasi sarà un grande sindaco, e il senso è, vale veramente il doppio vincere in un paese della Calabria come Taurianova. Questo è il riferimento del leader della Lega. Covid, negativi tamponi su alunni e personale della scuola nel Catanzarese. Ancora in controcopertina, la chiusura anticipata, ristoranti, grave danno per il food, vanno limitati ovviamente gli assembramenti. E poi Vallone, Wilpa, grazie al questore Maurizio Vallone, la Guardia Costiera al 60° Salone Nautico di Genova. Ancora Gratteri, 70 indagati alla DDA per il traffico di cocaina dal Sud America alla Calabria. Questa è una notizia che abbiamo già dato, e poi le notizie che abbiamo letto, ci fermiamo qui e andiamo avanti. Questa è una notizia che avrebbe meritato sicuramente un titolo importante, la viticoltrice dell'anno per il Gambero Rosso e della Locride, si tratta di Antonella Lombardo ed è di Bianco. Quindi complimenti, magari ci soffermeremo anche sul nostro DG, perché Gambero Rosso ha attribuito questo grande riconoscimento a una viticoltrice della Locride, ha scelto proprio la Calabria e in particolare la Locride e Bianco, quindi come paese che lo sapete, Bianco ha una tradizione vitivinicola straordinaria. E quindi lei è in questo momento la protagonista, si tratta di Antonella Lombardo. Lasciamo il nostro sito e andiamo sull'home page, andiamo direttamente su Gazzetta del Sud. Come vedete il titolo principale, Reggio il giorno di Falcomatà, con la foto di Falcomatà che brinda alla vittoria. Ora bisognerà mettersi al lavoro, in particolare a Reggio, ma anche nella città metropolitana, che a dire il vero è un po' abbandonata a se stessa. A Taurianova la Lega festeggia Roy Biasi e Salvini difende la scelta di Minicucci. Oggi sarà programmato il nuovo sindaco ed è già alle prese con il varo della giunta. E poi 1,5 miliardi via libera all'Unione Europea al sostegno per le aziende del Sud Italia. L'Unione Europea dà via libera dal 1 ottobre al 31 dicembre, concesse alle aziende private, escluse quelle agricole e finanziarie, lo schema è appunto nei vantaggi fiscali previsti appunto dal decreto del governo. Gioia Tauro, la maggioranza lo voleva sostituire, si rimette l'assessore Giuseppe Romeo e l'ex capogruppo Vasta fa saltare l'incontro. A Rosarno, sequestro di beni per 2,5 milioni a Giuseppe Nasso, Melito, scatta l'inchiesta sul decesso di una 35enne, Giuseppina Siviglia, era ricoverata a Reggio, l'hanno trovata a letto senza vita, verifiche ovviamente dalla procura. Centro pagina, Sinopoli, i contagiati salgono a 18, quindi il problema persiste. Casi positivi a Palmi, Crotone e Roccella Ionica, 70enne morto a Reggio. E qui vedete il nuovo focolaio di Sinopoli, il numero dei positivi è schizzato a 18 in meno di 72 ore.
e poi anche 4 squadre di calcio finiscono in quarantena nell'attesa dei tamponi. 2 nuovi casi registrano all'Ocri, mentre ben 8 contagi vengono segnati tra i migranti l'altro giorno a Roccella Ionica. Insomma, un nuovo caso dopo l'infermiera dell'ospedale San Giovanni di Dio è stato inoltre segnalato a Crotone, altri 2 a Palmi. Il bollettino diffuso dalla Regione Calabria parla di 23 infettati, eccetera. Qua ci sono tutti i dettagli. Però il DPCM slitta anche all'aperto obbligo di mascherina in tutto il paese, quindi l'obbligo di utilizzo all'esterno di mascherina è così. Operazione selfie, vedete, nella Locride, droga nella Locride, è chiesta la condanna per 22 imputati, ci occuperemo anche di questo nel nostro DG. La DDA invoca 3 secoli di carcere per la complessa indagine avvenuta a settembre del 2016, dove ci sono appunto 22 imputati. E poi dal DASPO, antirisse al sistema di accoglienza, sicurezza, il nuovo provvedimento, tutto da leggere. 3 Nobel per la fisica, premiati i buchi neri, e qua i 3 premiati. Andiamo in alto che abbiamo saltato gli occhielli. Reggio, chiuso il processo Sambatello Group, 10 assoluzioni. Ieri il verdetto del GUP, mentre Mileto, Camigliatello e Festa Rosa. Oggi il Giro d'Italia, la tappa calabrese, ieri vittoria di Demier. La carovana torna in Calabria dopo 2 anni, si passa da Vibo, Catanzaro e Cosenza, prima dello spettacolare arrivo in Sila, ma come al solito la provincia di Reggio è esclusa. Questo lo aggiungiamo noi naturalmente perché non c'è nei titoli del giornale. Andiamo al Quotidiano del Sud. E come vedete, primo titolo, Quotidiano del Sud, rimane su coronavirus, emergenza coronavirus, una vittima e 15 contagi, cresce la paura nel Reggino, quindi apre con un titolo tutto Reggino il Quotidiano del Sud questa mattina. Altri 23 casi ieri in Calabria, 5 sono stati registrati nel Cosentino. Il virus riprende a circolare anche a Crotone, un positivo legato ad un noto focolaio. In quarantena la squadra di calcio del Castrovillari per i contatti con i contagiati di Paternò, e poi a Borgia negativi studenti e docenti. Andiamo a Squillace, l'impianto di rifiuti brucia ancora, il direttore dell'ARPA Calabria sotto attacco criminale, è impossibile che appunto ci siano attentati incendiari un po' in tutti gli impianti. E poi inchiesta Genesi, le giravolte di Petrini su Manna, il primo interrogatorio del giudice. La polemica Nino Spirlì, vicepresidente, lo vedete, un consiglio regionale sulle frasi shock di Spirlì, la richiesta fatta dall'opposizione. Abbiamo visto le frasi, non shock diremmo, ma frasi negro, frocio, eccetera, che sono state pronunciate dal vicepresidente Spirlì. Per lui ha detto è una normalità, però voglio dire, qualcuno si è scandalizzato e ne ha chiesto le dimissioni, oggi consiglio regionale ad hoc. Le parole di Spirlì che non ci ha detto, quindi, e qui c'è un articolo, un editoriale. Poi elezioni, voto a novembre per 4 comuni. Centropagina, vedete, Salvini a Tarionova, vincere qui vale il triplo. Ieri Salvini a Tarionova, avremo un bel servizio oggi e vedrete la manifestazione che si è svolta ieri sul palco a Tarionova con l'intervento del neo sindaco Roy Biasi e il leader della Lega, appunto Salvini, giunto nella città della Piana per festeggiare la vittoria. L'unico sindaco calabrese leghista. È il primo per ora. Il caso, la tarantella di Iole senza mascherina per la Sucurro, la Santelli mentre balla, è scoppiato un caso sulla vicenda, appunto la Presidente della Regione festeggiava la nuova sindaca, la Sucurro, si è lasciata andare una tarantella senza mascherina e qui naturalmente poi le polemiche giornalistiche, non solo, politiche anche, sono montate. Partiti al lavoro per la nuova giunta. I primi incontri per definire la squadra sono in programma per la prossima settimana. Intanto nel centrodestra, parliamo di Reggio ovviamente, resa dei conti vicina dopo la bastonata elettorale. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi si parte da Mileto con l'arrivo a Camigliatello, tappa calabrese per la Rosa, per la Corsa Rosa, grande è ovviamente l'attesa. E poi in occhiello vedete altri occhielli laterali in colonna, la battaglia delle associazioni dei malati, ieri sit-in davanti alla cittadella e poi Gioia Tauro, la ministra battezza il nuovo rimorchiatore.
passato quasi inosservato questo evento. E andiamo sull'emergenza coronavirus in primo piano. Salgono ancora i contagi. I nuovi casi sono 2677, si ritorna al numero standard, per fortuna non c'è la crescita esponenziale, ma si rimane su quella cifra. Le vittime del virus sono 28, in Basilicata solo 4 malati. Revisione continua sul possibile vaccino, al via l'iter per l'approvazione del farmaco sviluppato da BioNTech. E poi, tra prof e studenti, 10% di infetti. Un dato che si attendeva con l'apertura dell'anno scolastico, quindi era quasi un prezzo da pagare. Consiglio dei Ministri è slittato oggi, ipotesi decreto ponte. Mattarella, serve uno sforzo comune e un impegno convergente. Ma anche il numero legale è caos, deputati in quarantena, a rischio anche Nadef. Parliamo della proroga dello stato d'emergenza, per due volte salta il voto sull'autorizzazione. Sto bene, è come l'influenza, Trump ottimista sul suo stato di salute, Biden aumenta il vantaggio. Parliamo ovviamente della corsa alla Casa Bianca. E poi buchi neri in luce grazie al Penrose, Jens e Gates, eccoli qua, che sono tutte e tre astrofisici. Sono tre geni al quale è stato dato questo ambito riconoscimento, assegnato il premio Nobel per la fisica 2020. Complimenti a tutte e tre. E poi sostenibilità dell'export, il futuro nel lavoro green, e poi il super bonus è attivo, firmati i decreti attuativi e parte il super bonus del 110%, tanto atteso per chi deve ristrutturare casa. Finalmente è arrivata la firma, ora tutto è attivo, quindi firmati i decreti attuativi dove sostanzialmente si prevede le modalità appunto dell'investimento e dei rimborsi. Il mare restituisce altre vittime nella flagellata Liguria, si aspetta la dichiarazione dello stato di emergenza, guardate un po' in che condizioni, tutta l'area vicina anche a Sanremo, ma un po' tutta la Liguria. Fisco, un patto sociale per abbassare le tasse. Il ministro Gualtieri elenca Nadef, gli obiettivi naturalmente. Gli stati generali del movimento parti a sorpresa ieri mattina. E l'annuncio di crimi con un video appunto Facebook. Nicola Zingaretti, avverto la fatica del doppio ruolo. Il segretario del PD si smarca dal governo. Peste suina, cresce il timore, Bellanova, schema DL già inviato a Palazzo Chigi. Nel Reggino 15 contagi, vedete, è un decesso in ospedale, l'uomo aveva 77 anni ed era in terapia intensiva, si tratta del primo morto nell'ultimo periodo ovviamente. E poi a Crotone un nuovo caso, ma ci sono anche due guariti, altro contagio riconducibile a un focolaio già noto. Staletti, in 50 sbarcati a Copanello, tamponi tutti negativi per fortuna. E poi sempre nel Reggino, vedete la squadra isolata a Castrovillari, no nel Reggino no, dicevo la squadra guardata a Castrovillari isolata, contatti con positivi. E poi altri 5 casi nel Cosentino, il dato calabrese è più 23, bollettino di ieri. E qui c'è un riepilogo fatto appunto sui contagi in tutta la provincia, e in particolare i casi sospetti all'Ocri, quindi la presenza dei tre all'Ocri e a Reggio Calabria. Borgia negativi gli studenti e docenti. Misure dopo caso di un'alunna in quarantena fino al 12 ottobre. E andiamo al festeggiamento, tra virgolette, elettorale a Tauriano. Vedete, è qua. Salvini da Taurianova vuole conquistare la Calabria. Con lui anche Minicucci che si riscopre leghista. Il leader leghista scende in Calabria, ma glissa sulle sconfitte di Reggio e Crotone, naturalmente, è chiaro. Elezioni
Suono Siderno, Delianova, Cruculi e Casabona sciolti per mafia. Per i quattro comuni voto a novembre. E qui vedete Giampiero Fuda, già sindaco di Siderno, perché sta pensando di candidarsi. Quindi i due comuni dell'area metropolitana sono stati sciolti, i comuni dell'area metropolitana sono stati sciolti appunto per infiltrazioni della criminalità organizzata. La vittoria dei territori su Roma, ma ora per chi ha vinto e chi ha perso c'è la fase più difficile, è chiaro. La Taranta ha volto scoperto di Iole. Vedete tutti a ballare per la vittoria della Succurro, ma nessuno indossa la mascherina. La Santelli non rispetta le sue stesse ordinanze, chieda scusa, e quanto dice il Movimento 5 Stelle. E poi un consiglio regionale sulle frasi sciocche di Spirlì. Insomma, la politica continua a far parlare di queste cose quando ci sono dei problemi importanti da risolvere. La Calabria al Giro d'Italia e POP sarebbe l'acronimo di Poesia, Oro, Passione. La regione sponsor della manifestazione si inventa un nuovo logo. Nisticò, commissario ZES. Vedete, Giuseppe, eccetera, eccetera. Si tratta della professoressa Rosanna Nisticò, a commissario straordinario del governo per presiedere il comitato di indirizzo di zona economica speciale, la cosiddetta ZES della regione Calabria. Un comunicato di Palazzo Chigi, appunto, ha nominato la professoressa Rosanna Nisticò commissario ZES. Complimenti alla nostra calabrese. E poi le giravolte di Petrini su Manna. Inizialmente esclude il suo coinvolgimento, poi lo tira in ballo nell'affare Petrucci. Patitucci. Vediamo di che si tratta. Il rammarico, l'interrogatorio del giudice corrotto e reo confesso. Non sia affrettato, perché è già capitato che lei abbia risposto e poi a un ricordo migliore. Glielo ridomando per non vanificare la portata positiva della sua lealtà. E qui parte l'interrogatorio. Poi il cazzato al PM cambia più volte la sua versione. Il GIP ammoniva, se compulsato potrebbe mentire. Accolto il ricorso difensivo, ma solo in parte. Il caso Facciolo, il CSM dovrà valutare una delle quattro incolpazioni, così dice qua. Il trasferimento a Potenza resta comunque in vigore. 'Ndrangheta, confiscati bene per 1 milione a un imprenditore di Rosarno, in realtà sono 2,5 milioni. E il complessivo importo per la DDA è legato alle cosche, si tratta di Giuseppe Nasso di Rosarno. A Squillace, vedete, l'impianto di rifiuti brucia ancora, difficili e lunghe le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco lavorano a oltranza. Pappaterra dell'Arpacal Calabria sotto un vero e proprio attacco criminale, prima Siderno, poi un altro sito ancora e oggi invece l'impianto di rifiuti di Squillace. Quindi il problema sussiste, incendi certamente dolosi, la battaglia delle associazioni per la sanità, il sit-in alla cittadella, mentre Giulia Tauro, la ministra, battezza il nuovo rimorchiatore Nisticò, commissaria della ZES. Vedete Reggio, il centrodestra dentro il centrodestra sarà resa dei conti. Minicucci va da Salvini a Terranova per denunciare i nomi dei traditori. Oggi analisi del voto il parlamentare azzurro Cannizzaro. Batosta elettorale. Cannizzaro potrebbe dire, avevo detto, insomma, in effetti più di uno di Forza Italia aveva detto che bisognava scegliere un candidato diverso, non certamente espressione della Lega. Partono le consultazioni con i partiti la prossima settimana, primi incontri per la giunta. E poi, grazie Vallone, benvenuto Megale. Rapporti Questura UILPA, la nota del segretario generale territoriale Patrizia Foti. I migliori auguri per l'uscente questore, per il nuovo incarico e buon lavoro al neo arrivato. E quanto appunto viene l'onorificenza della UILPA a Vallone, quanto viene appunto dalla UILPA. Dopo lo stop Covid al Circo Regium Iuli si celebra la giornata mondiale del libro ed è oggi. E poi il solito arrogante opportunista, sono scintille tra il neo sindaco Falcomatà e il consigliere comunale Marciano. Si comincia con le polemiche, ma va bene così, la politica è anche questo.
acqua criterio del consumo reale in provincia Sant'Alessio d'Aspromonte, determinante l'apporto dell'opposizione. A Motta San Giovanni, la casetta blu al centro del cortometraggio I misteri del regista Luigi Parisi. E poi Bagnara Calaba entra in casa dal balcone, ma la proprietaria lo blocca in camera e avvisa il 112. È stato preso. Quindi complimenti alla signora. Ad Ardore, una nuova sede per la Proloco, comodato d'uso di una stanza negli uffici comunali di Via De Gaspari, concessione all'associazione turistica guidata da Paola Fumagalli sino a dicembre del 2023. Complimenti anche alla Proloco che ad Ardore avrà una sede. Gerace, storie di idee e rivoluzioni nel volume di Enzo Cataldo. E poi ipotesi suggestiva al ritrovamento dei corpi dei 5 martiri. SS 106, interventi, c'è la denuncia dell'associazione, interventi messi in sicurezza, finanziati ma bloccati da mesi. A Roccella Ionica, ordinanza sindacale per accessi, cerimonie e lavori. Cimitero comunale, nuove disposizioni. E quindi l'accesso è consentito al cimitero comunale di Roccella Ionica, lo ricordate, era un po' un orario ristretto, molta gente si era lamentata per gli orari e per le difficoltà di accesso. L'accesso è consentito dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12, quindi tutte le mattine dalle 8 alle 12, la domenica dalle 8.30 alle 17. Mentre giovedì e sabato dalle 17 alle 15, ma dalle 15 alle 17, ma mi pare che questi orari erano già stati cambiati, quindi l'articolo forse riporta un qualcosa vecchio di qualche giorno, perché eravamo già pubblicato i nuovi orari, che comunque mantengono solo due pomeriggi a settimana, in giorni infrasettimanali. L'Ocride, ci spostiamo ora all'interno, ci siamo spostati. Ecco, giusto per andare a guardare un flash sul Giro d'Italia, vedete, e qui abbiamo Camigliatello, meravigliosa città, tappa, il Giro d'Italia torna a Spezzano Sila. Giusto un informativo, perché come vedete è un inserto a pagamento, quindi in genere non diamo spazio, ma riguarda il Giro d'Italia, quindi curiosità e racconti senza tempo, ma abbiamo dato uno sguardo ugualmente. Piana sotto chiave l'impero di Nasso, infatti ieri 1 milione di euro di mazzette a disposizione dei boss dell'Andrangheta, il sequestro dei beni confiscati è di 2,5 milioni in totale. Monta l'allarme Melicucco, randagismo tra la popolazione, addio a Don Michelangelo, ci saluta Don Michelangelo Borgese, a Candido il sacerdote stroncato da una grave malattia, oggi i funerali. Teatro verso la ripresa dei lavori, già 4 anni di ritardo, all'epoca Costa assicurò la conclusione ad ottobre 2016, aggiudicata la gara d'appalto per arredi e sistemazione esterna. Poi sanità, ospedale abbandonato nella totale indifferenza. Andiamo a Vibo, la barriera soffolta è inutile, e ancora altre polemiche, poi l'operazione La Lady della truffa finisce nella rete, sotto chiave la proprietà di Maria Merolla. Laboratori per persone disabili, il progetto promosso da Luigi e l'associazione La Fenice. Lasciamo lo sport e andiamo a vedere direttamente il meteo. Oggi, come vedete, nuvole ma non pioggia, non dovrebbe piovere, temperature si abbassano di qualche grado rispetto agli altri giorni, domani invece sempre nuvole, il tempo migliora un po' e le temperature rimangono costanti, anche dopodomani la stessa cosa, anzi sale di qualche grado, però compare dopodomani il sole. Lasciamo Quotidiano del Sud e andiamo a Gazzetta del Sud per concludere la nostra rassegna stampa. Abbiamo già visto la copertina, ma torniamo sulla politica, politica a livello nazionale. Vediamo di ricaricare la pagina, perfetto. Bruxelles, via libera al sostegno per le aziende del sud Italia. Questa è una buona notizia per il nostro sud. Nel 2021 una manovra da 35 miliardi per il recovery fund. Gualtieri, abbassare le tasse grazie a un patto per il fisco.
promosso lo schema per ridurre il costo del lavoro e sostenere l'occupazione. Si ridurrà un po' il costo del lavoro che soffoca tutte le nostre imprese. Zingaretti, già stanco per il mio doppio ruolo, nessun incarico nell'esecutivo. L'impegno di leader è importante, addio alla Regione Lazio. No, sembra di no, non intende fare il vice premier come proposto da Di Maio. E poi benzina, quest'anno lo Stato perde 4 miliardi di gettito, crollo della domanda. DL sicurezza, dal DASPO antirisse al sistema di accoglienza. C'è un DASPO antirisse che è in vigore già da un giorno, tutte le novità del provvedimento che manda in cantina i decreti Salvini, inasprimento delle pene per chi agevola in carcere le comunicazioni dei boss. Questo è un provvedimento molto importante suggerito dal Ministro della Giustizia. OMS, forse entro l'anno il vaccino efficace. Vediamo, ieri 2677 nuovi casi e 28 morti, mascherina all'aperto, multe fino a 1000 euro, quindi va usata la mascherina all'aperto, è in vigore già il decreto, quindi già è possibile essere sanzionati se si gira, diciamo, si va in circolazione all'esterno senza mascherine. Tre le ipotesi al governo, spunta il decreto Ponte, oggi il Consiglio dei Ministri che prorogherà lo stato di emergenza. E poi in classe 17 contagi, primo evento Sentinella, chiusa una scuola a Taranto. Aumentano le paure e i disagi e le solitudini, speranza, l'epidemia ha messo a nudo la nostra vulnerabilità. E poi fuga dal nord, controesito dei sud workers, i lavoratori del sud, per il timore della pandemia molti lavoratori lasciano le metropoli e tanti tornano al sud. Il racconto di chi rientra in Calabria, in Sicilia, grazie allo smart working. E questa è carina, questa storia da raccontare, perché ci sono delle persone, ci sono dei racconti. Vedete, Roberto Ceravolo, Silvia Salmeri, eccetera, raccontano il loro ritorno dal nord Italia alla Calabria per poter lavorare in smart working. È un'idea per il futuro, per ripopolare il nostro sud e far ritornare le menti. Rapinatore ucciso a Napoli, complice, il complice accusa la polizia, ma un video smentirebbe la sua versione, quindi bugia. 9 i cadaveri trovati in Liguria, le vittime del maltempo, mentre si fingeva bambina per adescare minori. Un cinquantenne lodigiano attraverso WhatsApp molestò 3 ragazzine appena 11 anni, sconterà 19 anni di carcere. Le tolgono lo stomaco per errore. Nel milanese un chirurgo condannato a 2 anni di reclusione. Alla paziente era stato diagnosticato un tumore, ma era un'ulcera gastrica. Gli hanno tolto lo stomaco senza motivo. Atleta nera offesa, tu mai italiana. La pesista Danielle Madame per lo sfogo contro l'esame farsa di Suarez. E poi Torino, no TAV, bandiera della riscossa. Trump, vediamo cosa dice il presidente degli USA, minimizza ancora sul virus meno letale di un'influenza. Show del presidente USA senza mascherina, Twitter lo censura, Biden vola nei sondaggi. Messaggio agli americani, uscite di casa, non fatevi condizionare, è quanto scrive Trump, è quanto dice Trump. Scoperta dei buchi neri Nobel per la fisica 2020, abbiamo visto i 3 riconoscimenti. Johnson in Regno Unito, una nuova Gerusalemme, la visione post-Covid del premier britannico, che anche lui ha pagato la leggerezza nei confronti del Covid. Si sblocca il super bonus, arrivano le ultime istruzioni. Il ministro Patuanelli firma i decreti attuativi sull'efficientamento energetico degli edifici. Finalmente un sistema in crisi potrà ricominciare a investire nella forza lavoro. Nel provvedimento rientrano come previsto gli interventi antisismici. E qui poi uno schema di borsa. Lasciamo. È morta la leggenda del rock, ieri l'abbiamo visto tutti i telegiornali. Mancini, anche lo sport è un diritto. Anche lui si pronuncia. E poi Juventus e Napoli, la gara rimane sub iudice. Andiamo in Calabria, scendiamo in Calabria.
Salvini coccola Taurianova, qui mi sento a casa, il leader del Carroccio festeggia la prima vittoria della Lega in Calabria, lo vedete sul palco con Roy Biasi, nuovo sindaco di Taurianova, e poi alla presenza del vicepresidente Spirlì e Tilde Minasi, anche loro leghisti ovviamente. Covid, cresce il focolaio di Sinopoli, 18 positivi, un decesso a Reggio, squadra di calcio posta in quarantena, sotto osservazione atleti di Fuscaldo, Castrovillo, Ramendolara e Gallico. Insomma, il virus continua a far paura. La regione Calabria segnala 23 nuovi casi, contagiati 8 migranti sbarcati a Roccella Ionica. E anche qua, insomma... Benvenuto Matteo, ecco la mia città. Ecco la piena di Gioia Tauro, una lettera scritta a Matteo Salvini. E poi una seduta ad hoc del Consiglio regionale per sfiduciare Spirlì, la richiesta dei capigruppo dell'opposizione a Palazzo Campanella. Se diciamo zingaro, queste le frasi, se diciamo zingaro vogliamo dire, vogliamo dare un pregiudizio negativo? Così dice, negro è la stessa cosa e nessuno può vietarmi di usare la parola ricchione. E quanto dice Spirlì, che ha un fondamento di verità, però probabilmente presa la frase sotto un altro punto di vista può essere ritenuta anche offensiva, ma dipende, ripeto, dai punti di vista. Non stiamo qui a giudicare né una posizione né l'altra, ma diciamo che sono termini usati anche comunemente, magari anche senza la voglia di offendere, non sempre si ha il desiderio di usare questi termini per offendere qualcuno. ZES, il governo commissario e il comitato di indirizzo nominato una docente, l'Unical Nisticò. Lasciamo la pagina, questa pagina della Calabria, l'ex procuratore resta a Potenza, si tratta di Eugenio Facciola, è stato cautelarmente assegnato a funzioni civili in via cautelativa, quindi. Stilo parla a Salerno di avvocati e giudici, vedete rinascita Scott, mentre poi truffe e sequestro di beni per oltre 1 milione di euro, il provvedimento a carico di un 64enne del Vibonese. A Reggio, Salvini difende Minicucci, è stato un leone. Dal leader della Lega, ieri sul palco a Torinova, l'invito a continuare a lavorare. Grazie ad Antonino per l'impegno che ha messo in questa campagna elettorale, molto difficile. L'UDC avrebbe voluto fare di più, ha rilotta contro i disimpegni a ridosso il termine delle liste, nel minore l'ipotesi di accordi sotto banco con gli avversari. Vedete Paola Rillotta dell'UDC. E poi Nicola Irto parla, il regista della lista Dem, hanno vinto cuore e ragione, ma si deve fare di più per Reggio, è quanto dice in maniera onesta e corretta. E poi c'è il Toto Giunta al via, l'altro ballottaggio, bisogna decidere la giunta di Reggio, la strada e Saverio Pazzano chiedono un cambio di marcia, noi siamo stati responsabili per Reggio. E poi l'idea di Klaus Davi per un grande evento, qui il primo pentauteco è l'ora che torni a Reggio, ha ragione Klaus Davi, il nuovo pentateuco è stampato a Reggio, è il primo al mondo, questo è appunto è stato un preciso impegno, dice, della lista Klaus Davi per Reggio, e Forco Macane, altri candidati eccetera, e poi ce lo spiega Klaus Davi. E poi ancora a Reggio, Falcomatà dilaga quasi ovunque, Minicucci prevale in poche sezioni, il candidato del centrodestra riesce a vincere ad Archi e Oliveto, in via Reggio Campi a Modena a testa alta tra i due candidati. E poi siamo stati premiati per il forte senso di responsabilità, parla Giuseppe Marino, riconfermato in aula, qui sono le dichiarazioni eccetera. Polo oncoematologico al Morelli e ora la trasformazione. E poi coronavirus, per i medici un vademecum della FIMG, Cristiano, il contenimento anche dando ai pazienti le corrette informazioni. Ancora a Reggio, esclusa l'aggravante mafiosa a carico di Sambatello Group. Tirrenica, Cassazione, a metà novembre l'esito per Giovanni Sicleri, il sindaco è sospeso a causa di un divieto di dimora. E poi Bagnara Calabra, caccia allo stop, danneggia l'agricoltura, ATC da Gallo. La Gesci
a Villa San Giovanni in cerca casa, entro gennaio ripescata la videosorveglianza. Santo Femmine d'Aspromonte, il comune aderisce alla manifestazione di interesse a 2 anni dal progetto. E poi a Bagnara Calabro, Maria Santissima del Rosario, si conclude il programma Palmi Taurana, le giornate europee del patrimonio. Rimaniamo sempre sulla Tirrenica, sequestro di beni di 2 milioni e mezzo a Giuseppe Nasso, a Rosarno, San Ferdinando, sistemazione dell'esterno della scuola Era Nova. E poi aumenta il numero dei contagi nella zona rossa di Sinopoli. Ieri 300 tamponi effettuati per le strade del paese. Preoccupazione anche a Santo Femmine d'Aspromonte. A Rosarno, in isolamento il migrante che era risultato positivo nel campo di Testa dell'Acqua. Vedete, l'area dovrebbe ospitare un massimo di 45 persone, ma oggi ce ne sono più di 200. Purtroppo sono tutte ammassate. 2 casi nuovi anche a Palmi, a ormai 4 mesi dalla chiusura della Tonnara a giugno. Si trovavano fuori città per motivi di lavoro e sono in isolamento domiciliare. Il dirigente della città novese è colpito dal coronavirus, l'annuncio del sindaco Cosentino. Il presidente della città novese, lo vedete, il giovane imprenditore Girolamo, vediamo se porta il nome, comunque è stato annunciato la sera precedente che il presidente della città novese era affetto da coronavirus e ha autorizzato il sindaco a dare l'identità, questo al fine di tracciare eventuali contagi. Complimenti anche al presidente della città novese che ha consentito a questo. 5 frondi per un voto cordiano, non è eletto presidente. E poi Vasta scopre la manovra per il rimpasto di giunta. Parliamo di Gioia Tauro. Taurianova, oggi la programmazione dei consiglieri comunali. Roy Biasi durante il comizio di Salvini. Da qui parte la riscossa del centrodestra, dice. Ciurleo alla squadra. Ferrantino, vice sindaco, primo consiglio a Maropati. E poi pugnalato alle spalle come Cesare. E per cosa? Per una poltroncina. La rabbia dell'ormai ex titolare della delega dei lavori pubblici a Gioia Tauro, vedete, Giuseppe Romeo. E poi Michele Rogonia, mi pare l'abbiamo già letto, per un voto cardiano non è stato eletto presidente, c'è la foto, sì, di Rogonia, rieletto sindaco. Andiamo sulla Ionica, Motta San Giovanni, patrimonio comunale, urge una ricognizione. Mentre pronta per essere dimessa, trovata morta sul letto, avviata l'inchiesta sulle circostanze del misterioso decesso, sequestrata la cartella clinica e disposta all'autopsia. Si tratta di Giuseppina Siviglia, dottoressa in scienze del servizio sociale. La vedete qua. È morta in circostanze misteriose al Grande Ospedale Metropolitano a Reggio, dove era ricoverata da una ventina di giorni, prima nel reparto malattie infettive e successivamente a quello di neurologia. Sollecitati, vedete, i familiari riuscivano a mettersi in contatto con lei. Gli infermieri sono andati nella stanza, l'hanno trovata riversa sul letto, ormai prima di vita. Originaria di Merito Porto Salvo, risiedeva Giuseppina Giussi Siviglia, 35 anni, dottoressa di scienze e servizio sociale. Sembra che fosse stata diagnosticata una encefalite. Poi alle ricerche le cause scatenanti al gomito lei era stata curata con risultati che sembravano buoni, eccetera, quindi a causa di un'encefalite, eccola qui. E poi andiamo in basso, a Montebello, Tina Foti già pronta a presentare la giunta. Locri, accertati 2 positivi al Covid, per una terza persona occorre ripetere il tampone, quindi 2, forse 3. La Polizia Municipale sta notificando gli interessati, ma questo già ieri. Quindi il sindaco calabrese, il vero vaccino siamo noi, i nostri comportamenti. Notizia che abbiamo già dato ieri mattina. E poi, messa in sicurezza della statale 106, accusa di basta vittime, gli interventi bloccati da mesi. ANAS attribuisce la responsabilità al governo centrale e intanto gli interventi non si fanno nonostante siano finanziati. Casignana San Luca self, chiesti oltre 3 secoli di carcere. Vedete, i 24 imputati rispondono di coltivazione e spaccio di droga, lo scrive Rocco Muscari nell'operazione appunto self. Gerace, giovani impegnati a difesa dell'ambiente, mentre in piedi per Siderno tenterà la scalata al comune, assemblea di simpatizzanti attivisti del movimento, al centro idee e persone prima dei partiti. Complimenti.
Andiamo in basso, a Placanica si prega per la conversione dei mafiosi. A Placanica la giornata diocesana per la legalità. L'evento spirituale annuale è fortemente voluto da Monsignor Oliva, più che altro istituito proprio con decreto. Anche vedete presente il prefetto Massimo Mariani accanto al sindaco. E poi Gioia Saionica, scuole e digital divide, stanziati 5.000 euro. Tarsia si fa interprete della soddisfazione del circolo del PD. Abbiamo completato il tempo, qualche nuvola, ma le temperature si mantengono costanti, cielo rimane nuvoloso. Grazie per averci seguito, appuntamento con la rassegna stampa naturalmente alle prossime edizioni, alle 13.30 la prima edizione del nostro TG, 15.15, 20.30, 23. Grazie e buon proseguimento naturalmente con la programmazione di Telemia questa sera, vi ricordo, in prima serata Calabria Sud alle 21.30. Da Synergy Cittanova ancora ribassi. Grande campagna sulle stufe a pellet. Risparmi fino al 65%. Prezzi giù anche su telefonia ed elettrodomestici. Synergy Cittanova, vicino alla villa comunale. Affrettati, sconto su misura anche per te. Meraviglia Net Cucine, cucine incantevoli a prezzi imbattibili. Ecco il modello Kelly con l'elegante maniglia integrata. È disponibile in diversi colori e misure e include la chiusura ammortizzata di ante, cassetti e cestoni. Quasi 6 metri con penisola e ben 4 elettrodomestici Beko. Ma che cucina a soli 3.290 euro! Cerca rivenditore più vicino su netcucine.it. Net Cucine, chic e low cost. Rivenditore ufficiale Mosca Arredamenti, in via nazionale statale 106 a Monastrace Marina. Auto Albanese, concessionaria dei marchi DR, Evo. Ci trovi a Siderno in via delle Americhe 42. Telefono 0964 34 45 64.
despacito. Vamo a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna.